Beh, in realtà avevo 10 anni, quasi 11, e sì, ricordo esattamente dove ero, perché ero a casa mia, a Brugherio, era quasi ora di cena, e con mio zio, in realtà, e le mie sorelle, in salotto a guardare la TV. Guardavamo un serial che a un certo punto è stato interrotto per questa comunicazione di questa cosa che ovviamente era accaduta. Non parlarono subito di terremoto, ma parlarono di un evento, quindi là per là non si capì subito. Però mio zio, che era lì con noi, io non avevo i miei genitori a casa perché erano scesi qui a Caposele, perché di solito in questo periodo scendevano ad aiutare mio nonno che aveva questo grande oleificio, e quindi c'era questa cosa che insomma scendevano sempre a fare ogni anno. E niente, mio zio istintivamente, però, sentendo parlare della zona, che all'inizio insomma si parlava solamente di Campania, poi nelle comunicazioni successive si iniziò a parlare di Irpinia, immagino perché non fosse una zona molto conosciuta, ma questo lo immagino oggi. Mio zio istintivamente prende il telefono e prova a chiamare, e capì che in realtà invece le comunicazioni non c'erano, non riuscivamo a metterci in contatto con nessuno dei nostri parenti. Ovviamente si iniziò a preoccupare un po', come capita in questi casi, chiamò amici, parenti, insomma, sparsi in giro che magari avevano altre notizie, e in realtà in poco tempo capì che non c'era questo contatto. Poi le informazioni cominciarono ad essere più tempestive, si iniziò a parlare di evento sismico, di terremoto, di parecchia, insomma, di parecchi problemi che c'erano, e si iniziò a definire sempre meglio la zona. Provincia di Avellino, l'Irpinia, si cominciò in questo senso. In realtà tutta questa cosa che ho raccontato così si è svolta in un paio d'ore, e in questo paio d'ore in realtà noi tre ragazzine, perché le mie sorelle erano più piccole di me, siamo state solo prese e lasciate alla signora nel piano di sopra. Perché mio zio ovviamente ha capito che c'era qualcosa che davvero non quadrava, e mi ricordo che mi chiese solo, visto che ero la più grande, di fare una cosa, di aiutarlo a prendere delle cose, perché si è caricato la macchina con tutte le coperte che avevamo a casa e le scorte di alimenti che avevamo in dispensa, ha chiamato un suo cugino che abitava anche lui nel Milanese, e sono scesi a Caposele. Io sono stata con le mie sorelle lasciata a casa di questa amica di famiglia, insomma, comunque la signora del piano di sopra che ci ha tenuto. E poi in realtà non è stato bellissimo, per quanto non sia stato come le persone che erano qui, e io non potevo immaginare, però a 11 anni non avere notizie ed essere abbandonata al piano di sopra con due sorelle più piccole di te, con questi telegiornali che continuavano a dare notizie sempre peggiori, veramente a volte allarmanti, anche per una ragazzina di 11 anni. Prendi il telefono e continuano a non risponderti. Noi abbiamo saputo, e nella fattispecie capitò proprio a me, per caso, perché ero scesa giù a prendere dei ricambi a casa, a prendere dei ricambi. Dopo una settimana abbiamo saputo che almeno mamma e papà stavano bene, che però era successo effettivamente, insomma, qualcosa di molto disastroso, che questo paese era stato molto colpito, che anche la casa dei nonni, insomma, aveva avuto dei problemi, che c'erano state anche delle vittime. Ma questo solo grazie ai primi gemellaggi che si fecero e al fatto che mio zio lavorava al comune di Roma in quel periodo, e tramite la segreteria del sindaco Vetere, me lo ricordo ancora oggi, avemo notizie almeno che i genitori stavano bene. Dopo un po' sono venuti a prenderci, e in realtà passammo il primo Natale. Io sono arrivata a Caposele poco prima di Natale. Ricordo che la maestra ci diede una settimana di ferie in più per poter scendere a vedere come stavano i nostri genitori. Beh, cosa rappresenta in realtà? Potrei dirtelo sia allora che adesso con una parola semplice: è veramente uno spartiacque. Al di là dell'abitudine che poi ho imparato a cogliere, proprio linguistica, no? Anche nelle persone, nei miei amici di Caposele, perché io poi ovviamente da figlia di emigranti tornavo sempre tutte le estati qui, quindi avevo i miei collegamenti molto più sociali che non residenziali, e tutti abbiamo imparato, ma alla fine ho scoperto che ho imparato anch'io direttamente a farlo, a distinguere il tempo e gli accadimenti nel prima e dopo il terremoto.
Quindi già questo è stato importante, diverso rispetto ad esempio ai miei amici di dove abitavo, insomma di Brugherio, ai miei compagni di classe. Raccontavo le cose e mettendo subito questo elemento come se fosse un elemento fondante, ovviamente, insomma, per me. Che cosa è cambiato? È stato pazzesco perché noi quando siamo arrivati qui a metà di dicembre con mio zio in macchina, arrivamo verso sera. E in realtà casa dei miei nonni è in una delle piazze più antiche di Caposele, la zona che si chiama La Portella, e in quel periodo si erano già fatti dei primi, insomma, delle prime residenze in tende, infatti un po' approssimativamente, e stavamo per raggiungere quelle. Ovviamente dovevamo passare dalla Portella e la Portella è stata praticamente rasa al suolo. Noi quello che abbiamo visto, quello che non dimenticherò mai è, siccome c'è questa discesa per arrivare alla Portella, è arrivare all'inizio della discesa giù per via San Gerardo e vedere questa prospettiva che prima era di una strada che faceva la curva e arrivava al vialone alla stecca di case dove c'era anche quella dei miei nonni, praticamente ridotta a un cumulo di macerie. Da una parte all'altra solamente queste pietre e per la prima volta, cosa che di solito non mi capitava di fare, io vedevo la montagna di fronte direttamente perché non c'era altro, si era ovviamente abbassato tutto di quota. Ricordo questa cosa che davvero ti proietta in un mondo che ma è una cosa che uno non solo non aveva mai visto, ma di cui non aveva avuto assolutamente mai anche una percezione vaga. Quello per me era il disastro. Poi subito dopo, però, ho visto i miei genitori, ho visto una cosa e sono iniziate le esperienze proprio, come le chiamo io, le esperienze del terremoto, che possono sembrare banali, ovviamente rispetto al disastro che è accaduto, sicuramente, però per una ragazzina di 11 anni sono state cose pazzesche, insomma. Io ho visto la mia prima roulotte. Ad esempio, l'ho vista qui dopo qualche mese dal terremoto, vidi la mia prima baracca e ho dormito per la prima volta in un posto che era un letto di fortuna recuperato con altre persone, insomma tutti insieme, pur di stare vicino ai miei genitori, ho visto per la prima volta la carne in scatola, non sapevo nemmeno cosa fosse, io figurati poi la mamma del sud cucina, non esistono cibi in scatola, mai visto il latte condensato, sono queste due o tre cose. Mi sono rimaste perché pensavo davvero fossero delle cose folli inventate proprio per questa situazione qua. Tutto ti sembrava una cosa, insomma, inventata e fatta apposta per questo disastro. Poi ti fermi un attimo e capisci che non puoi, ad esempio, incontrare più i tuoi amici di sempre. Quindi una cosa che è cambiata davvero è il senso di comunità. È andato ovviamente disperso, oggi qualcuno potrebbe dire per colpa della ricostruzione, perché a volte capita, no? In realtà in quel periodo forse non si è trovata una soluzione migliore, ma non si poteva rimanere dove si era stati per lungo tempo. E quindi effettivamente là dove c'era la possibilità si erano creati gruppi di case, poi sono arrivati i prefabbricati e non erano dove eravamo abituati noi. Quindi effettivamente i rapporti di vicinato, quello che prima davamo per scontato, la vicinanza agli amici, le case, i parenti, non era più come prima. Ovviamente questo ha portato poi nel tempo a capire che invece il fatto banale, che ancora oggi, ovviamente a ricostruzione praticamente finita, riesci ma ad un livello molto diverso ad ottenere qui. Tipo, banalmente, no? Faccio il dolce, ne porto un po' alla vicina, faccio la pasta fatta in casa, ne ho fatta di più, la porto in giro agli altri. Questa è una cosa che era normale. Per me era normale, ad esempio, ed era strano quando stavo a Milano e lo raccontavo a tutti, che non si facesse il pane in casa. Perché io non ho mai mangiato pane fatto da un'altra parte. Quando veniva a Caposera il pane era quello che faceva mia nonna e che mi portava a fare nei forni, che qui erano due, tre, e che si faceva tutti insieme. Era addirittura una specie di rituale fare il pane, fare i dolci di Pasqua nel periodo dei dolci di Natale. Cioè il tempo veniva scandito anche da queste cose. Poi per me il tempo a Caposera era sempre il tempo delle ferie, quindi di festa. Associavo e associo dei ricordi ovviamente un po' diversi. Però anche questo è stato uno sconvolgimento. Penso però che la cosa più importante che si sia persa è proprio questa, quella del senso della comunità, che si è un po' frastagliato, questo sì. Beh, cosa ha funzionato? Ripeto, credo
quella che oggi, per fortuna, insomma, sempre più persone capiscono nella sua essenza, che è la resilienza delle persone, la resistenza e il carattere delle persone. Ovviamente nelle situazioni di criticità viene fuori il meglio e il peggio delle persone, no? Penso che dopo il terremoto sia successo esattamente questo, sia venuto fuori il meglio, ma anche il peggio, per carità, delle persone, e questo ti ha aiutato a capire molte cose, ma anche ad agire nel modo forse anche più corretto per molti versi. E che cosa ha funzionato? In assoluto credo questo. Non ha funzionato, non saprei come dirlo, perché un po' ero piccola. In realtà poi le evoluzioni che ho vissuto dopo erano legate al fatto che questo evento è stato gestito comunque da persone, da umani che non avevano mai vissuto niente del genere. Quindi non mi sento di fare delle critiche così, insomma, sì che sempliciter. È ovvio che col senno di poi si sarebbero potute fare delle cose diversamente, ma lo dicono gli stessi protagonisti, insomma, che alcuni sono ancora rimasti di quel tempo. Sapendo oggi tutto quello che non sapevamo 40 anni fa, probabilmente avremmo fatto diversamente. Per alcuni versi a Caposele era un po' difficile, proprio per la conformazione che ha questo paese. È stato ricostruito, bene o male, gran parte anche del centro e si è anche ritornati. Alcuni non sono voluti ritornare, alcune famiglie hanno preferito rimanere dove poi erano state collocate e altre invece hanno scelto di rimanere qui. Quindi questa cosa ha funzionato, però ovviamente se si fosse avuta, e questo è anche abbastanza logico dirlo oggi, però è giusto anche dirlo, se si fosse avuta una protezione civile, un senso di quello che poteva essere un'organizzazione per andare incontro a eventi di questo tipo, anche qui già radicata, probabilmente alcune scelte sarebbero state fatte diversamente e si sarebbe potuto, insomma, anche in tempi diversi riuscire non dico ad avere la normalità, perché quello ormai è ovvio che è falsata, ma a tornare ad una normalità e ad una routine più funzionale al territorio, alle esigenze, alle necessità anche delle persone che hanno scelto di rimanere qui. Beh, io penso che sceglierei e tornerei di nuovo all'immagine del tramonto, ma ci metterei l'alba, perché pure mi è capitato poi di vedere l'alba sulla Portella. Tornerei a quel quartiere che oggi è totalmente ricostruito, ma l'immagine del terremoto dell'80 rimane l'immagine di queste macerie, perché ovviamente il terremoto degli anni 80 qui è stato questo, il terremoto dell'80. Però è anche vero che c'è stata la rinascita, molte scelte che abbiamo fatto, anche io stessa, insomma, sono legate a quello che è successo. E quindi secondo me l'immagine di questo terremoto deve essere legato alle macerie, ma anche ad un sole che sorge su queste macerie, che alla fine, dopo 40 anni, e ancora adesso sta evolvendo, ha fatto capire un po' a tutti, sta ancora facendo capire a tanta gente che questi eventi sono anche delle occasioni, delle opportunità per migliorare, per diversificare, per fare scelte magari con un senno diverso. La scelta personale mia, come di tanti altri ragazzi di quel periodo, di diventare volontario, di aprire un'associazione di volontariato, una cosa che a Caposele non c'era mai stata perché non ce n'era bisogno. Davvero, le persone, era tutta un'associazione di volontariato, un paese come il nostro che contava 3-4 mila abitanti. Oggi ce n'è bisogno perché la società comunque è cambiata anche in questi piccoli centri e quindi alcuni di noi hanno fatto una scelta di campo legata proprio all'esperienza di quei ragazzi che un po' senza arte né parte, e lo dico davvero con tutto l'affetto possibile, perché con alcuni di loro ancora mi sento, sono diventata e sono rimasta amica, sono venuti qua con lo spirito unico che è quello, diciamo così, dell'empatia. Oggi all'empatia si è unita la professionalità, si è unita l'organizzazione, si è unita la scienza che è propria di questa nazione, che finalmente, ripeto, con esperienze come quelle che abbiamo fatto noi con la pubblica assistenza, con l'ANPAS, ma in giro anche con le altre sigle, in progetti anche di livello nazionale, che sono partiti proprio da esperienze come questa, che è la più recente da un punto di vista diciamo così, dell'organizzazione anche di progetti del genere, oltre agli ultimi terremoti, e che ci ha fatto, ripeto, ci ha cambiato la vita
facendoci mettere al centro anche dei nostri interessi un po' il bene comune. E quindi il volontariato, e quindi l'ANPAS per quanto mi riguarda, e la protezione civile, l'organizzazione, lo studio, la formazione, progetti come quello di Onor Rischio, che ovviamente non posso non citare, che hanno messo insieme quello che, se ci fosse stato 40 anni fa, avrebbe sicuramente cambiato le sorti. Questo, di questo sono profondamente convinta, e non solo perché faccio parte diciamo, delle persone che hanno curato questo progetto, ma perché penso che uno stile come quello è una forma, un'attenzione rispetto alla persona come soggetto fondamentale della sua protezione, come nel progetto Io non rischio, sarebbe stato fondamentale anche per le genti di Caposele e dell'Irpinia del 23 novembre 80, come è adesso per le comunità che hanno vissuto terremoti, diciamo, in tempi più recenti, come l'Emilia e come le Marche. E quindi secondo me l'immagine è questa, è questo sole che al di là della materia, comunque delle macerie, comunque continua a sorgere, diciamo così, alla faccia di tutti quanti, ma illuminando le menti di tutti quanti che devono capire che, insomma, dai terremoti e dalle disgrazie si viene fuori, e si viene fuori solo rimboccandosi le maniche, insomma, in maniera personale, diretta e solidale.